Lo sapevate che un romeno combatté con i mille e ricevette i complimenti di Garibaldi dopo la battaglia del Volturno? Stiamo parlando di Nicola Dunca, nobile ungherese ma di sangue romeno, che combatté con le legioni ungherese in Sicilia, Calabria e Campania durante la spedizione dei mille. Prima di parlare nel dettaglio della sua partecipazione alle campagne risorgimentali, andiamo a ripercorrere insieme i primi anni della sua vita. Nicola Dunca nacque nei dintorni di Milkovu, da una famiglia romena originaria di Mara Mareciu, con titolo nobiliare ungherese. Questo gli permise di intraprendere la carriera delle armi, frequentando l'Accademia Militare. A seguito dell'unificazione dei principati romeni del 24 gennaio 1859, divenne un ufficiale dell'esercito romeno, comandato al tempo da Alexandru Ioan Cuza. In età giovanile ricevette un'istruzione di stampo liberale ed abbracciò ideali di libertà e di indipendenza in un'Europa dominata ancora da imperi multietnici. Scoppiata la seconda guerra di indipendenza, il giovane Nicola si interessò notevolmente alla causa italiana. Quando venne a conoscenza che si stava organizzando una spedizione per supportare le rivolte siciliane, decise di unirsi alla spedizione e partì per l'Italia. A seguito dello sbarco a Marsala e dei primi successi della spedizione dei Mille, cominciò ad arrivare nell'isola un gran numero di volontari. Le campagne risorgimentali, e nello specifico la spedizione dei Mille, videro una partecipazione abbastanza cospicua di volontari stranieri. Nella maggior parte dei casi si trattava di romeni, polacchi ed ungheresi. Una cinquantina di questi ultimi sbarcò in Sicilia nel luglio del 1860 ed il 16 dello stesso mese il loro comandante, il colonnello Nando Reber, richiese ed ottenne il permesso di formare un proprio contingente. In poco tempo l'unità raggiunse i 500 effettivi, formando due squadroni di cavalleria. Dato che era nativo della Transilvania, egli parlava fluentemente l'ungherese. Grazie a ciò, il giovane ufficiale si unì con il grado di tenente di cavalleria nella legione ungherese al comando di Fulop Figelmeschi. Nicola si distinse con i suoi ossari durante l'avanzata verso la Sicilia orientale e durante la risalita della penisola. Partecipò alla battaglia del Volturno, dove la cavalleria ungherese, con ripetute e feroci cariche, aiutò i garibaldini a respingere l'assalto delle truppe borboniche ed a scacciarle da Santa Maria di Capua. L'importantissimo ruolo che ebbero gli Ussari Magiari non passò di certo inosservato. Lo scrittore britannico George Macaulay scrisse: "I 200 cavalieri ungheresi, unica forza a cavallo di Garibaldi, furono a lungo lasciati liberi. Passarono sopra le batterie e passarono reggimento dopo reggimento. Troppo pochi per sbaragliare l'intero esercito, erano troppo coraggiosi e troppo abili con cavallo e spada per essere fermati da qualche parte su questo lato delle mura di Capua. Singolarmente, in piccoli gruppi, al calare della sera, i sopravvissuti tornarono indietro, ben soddisfatti di aver onorato il nome Magiaro davanti agli occhi dell'Europa." Anche Garibaldi rimase particolarmente colpito dagli ungheresi, specialmente da quel giovane ufficiale di origine rumena che comandava il secondo squadrone, così colpito da promuoverlo sul campo al grado di capitano. Nicola però aveva un carattere difficile ed era particolarmente scontroso con gli altri ufficiali e soldati. Ciò lo portò ad un graduale allontanamento dal teatro italiano. Lasciatosi così l'esperienza italiana alle spalle, Nicola si arruolò insieme ad altri volontari ungheresi nell'esercito dell'Unione nel marzo del 1862 e grazie alle sue esperienze militari fu nominato capitano del 12° reggimento di fanteria degli Stati Uniti. In seguito fu assegnato come aiutante di campo al maggiore generale John Fremont, il cui esercito operava nella valle dello Shenandoah. Nella battaglia di Grosse Keys, Virginia, l'abile e valoroso ufficiale fu ucciso da un colpo di fucile mentre trasportava gli ordini del suo ufficiale superiore. Il colpo che stroncò la vita di Nicola fu sparato dal georgiano John Long, del 21° Georgia Infantry. Nicola dunque morì l'8 giugno 1862. Quando si perquisirono i suoi effetti personali, si scoprì che stava trasportando un dispaccio che delineava gli ordini del giorno di Fremont. Vi ricordo che è uscito su Amazon il nostro nuovo libro. Si chiama La nostra storia e racconta la vita di alcuni ufficiali e soldati che servirono le forze armate del Regno d'Italia dalla conquista dell'Eritrea fino alla Seconda Guerra Mondiale, dalle campagne coloniali in Africa orientale e Libia fino ai due conflitti mondiali. Una raccolta di piccole biografie che ti faranno conoscere nel dettaglio alcune tra le più dimenticate campagne militari dell'Italia post-unitaria. Il link per acquistare il libro lo trovate qui sotto in descrizione.